Ciao, bentornato su Io ci provo, io sono Pasquale. Prima di cominciare con questo video, come sempre, ti invito ad iscriverti a questo canale e cliccare la campanella delle notifiche se i contenuti ti piacciono, in maniera tale da non doverti perdere nessun video successivo. Ti ricordo, come ogni volta cerco di ricordarvi, di ricordarti che non sono un trader professionista, per cui i miei consigli qui non sono consigli veri e propri, io sono qui per imparare. Condividere la mia esperienza insieme a te, che magari stai facendo anche questa scelta che ho fatto io. Se questa scelta che ho fatto io ti può interessare e vuoi vedere come puoi farti i fatti miei e come io voglio diventare indipendente e passare più tempo con la mia famiglia, bene, puoi seguirmi su questo canale. Se vuoi realizzarti ed arricchirti, non hai bisogno che di una semplice idea. Eh sì, bravo, proprio io dovevo arrivare a dirti questa banalità, grande banalità, ma in realtà non l'ho detta io questa cosa, ma il famosissimo Napoleon Hill. Nel suo libro Pensa e arricchisci te stesso, un bestseller che è stato scritto nel 1937 e che ancora oggi è attuale sia per le tematiche che per le tecniche che ci vengono proposte. Lui è considerato un po' come l'iniziatore del concetto di crescita personale. Ogni realizzazione personale e ogni ricchezza guadagnata nascono da un'idea, il pensiero, il tuo pensiero, che non è una essenza astratta, ma si tratta di qualcosa che è vero, è tangibile, che si può quasi toccare. Questo libro non ti parla di tecniche particolari di investimento o come di usare i vari strumenti finanziari, no, anzi, in realtà si tratta di una serie di tecniche e di processi da mettere in pratica per autocondizionarci, autocondizionarti, e autocondizionare la tua mente ad essere un po' più efficiente, più produttiva e magari più incline alla crescita personale ed economica. I concetti sviluppati sono molteplici, non è uno solo, ma sono tutti legati dallo stesso filo conduttore che è praticamente quello di avere una definizione ben chiara dell'idea e di come la si vuole raggiungere. Secondo Napoleon Hill, se ci sono sei azioni che bisogna seguire da mettere in pratica per raggiungere questo obiettivo. La prima è stabilisci esattamente la quantità di denaro che vuoi. Per cui non basta dire a te stesso io voglio diventare miliardario, ma devi anche specificare nella tua mente ed a te stesso quanti soldi in realtà vuoi. Io per esempio ho la mia somma finale in mente, ma non te la dico. No, anzi sì, te la dico. Io ho il mio obiettivo, come ho detto in passato, di essere indipendente, ma non troppo, e voglio raggiungere i 150.000 euro. Numero 2, devi determinare con precisione ciò che intendi dare in cambio del denaro che desideri guadagnare. Secondo Napoleon, infatti, non puoi aspettarti di ricevere il tuo premio se non dai qualcosa in cambio. Questo qualcosa può essere qualsiasi cosa, del tempo, il sacrificio. Devi però fare uno scambio equo che giustifichi il raggiungimento del tuo obiettivo. Numero 3. Fissare la scadenza in cui intendi possedere questa somma di denaro. Infatti, devi darti un arco di tempo ben definito. Se non lo fai e lasci tutto campato in aria, non avrai nessun modo per orientarti in archi di tempo temporali, soprattutto ampi. Io, per esempio, mi sono dato 13 anni perché voglio arrivare a 55 anni, ne ho quasi 42 e quello è il mio progetto. Numero 4. Concepisci un progetto dettagliato per realizzare il tuo desiderio e comincia subito a metterlo in pratica, anche se non sei pronto. Se aspetti di essere pronto, di fare una cosa, non la inizierai mai. Quante scuse potresti trovare da qui all'infinito? Quante famiglie, per esempio, faccio un po' caso, quante famiglie hanno figli senza avere un lavoro fisso? Per cui se vuoi raggiungere veramente il tuo obiettivo, devi cominciare adesso, in questo momento, se vuoi conseguirlo. Numero 5. Elabora e metti per iscritto una frase che includa quanto vuoi guadagnare, in quanto tempo e cosa vuoi sacrificare. Devi avere questa frase per iscritto come se fosse un motto che ti aiuterà a focalizzare i tuoi sforzi verso il tuo obiettivo finale. Numero 6. Questa frase la devi leggere ad alta voce 2 volte al giorno, di sera prima di andare a dormire e poi la mattina subito dopo che ti sei alzato. Lo scopo è di autoconvincerti che il tuo obiettivo è raggiungibile ed il fatto che tu lo ripeta aiuterà il tuo inconscio a fare in modo di promuovere il raggiungimento del tuo obiettivo finale. Tutti questi concetti sono portati avanti tramite la fede, secondo Napoleon Hill, che non è quella religiosa, ma è intesa per lo più come noi intendiamo al giorno d'oggi la fiducia in se stessi, nel poterci riuscire. Infatti, la tenacia è un altro elemento fondamentale che compare in un capitolo a parte del libro di Napoleon Hill. Tra l'altro, trovi il link affiliato Amazon in descrizione dove puoi comprare questo libro e te lo consiglio perché a me è veramente piaciuto. Bene. Come dicevo prima, lo consiglio, sì, perché è un libro di cose pratiche. Infatti, Napoleon Hill
nel susseguirsi del libro, aggiungi una miriade di esercizi che tu puoi fare sia per metterti alla prova e per allenare la tua tenacia, ma anche la tua fede. È come un po' dire di poterti mettere in riga per farti capire se sei veramente una persona che può avere del successo. Anche in questo libro non troverai una formula magica, se la cerchi, per poter diventare ricco, ma anzi ti lascerà molto con i piedi per terra, perché ti farà capire che devi farti un bel mazzo così per diventare ricco. Ma con libri come questi, però, hai modo di farti comunque sempre un bel mazzo così, ma con un certo criterio. Diciamo che ci sarà un impegno organizzato nel raggiungere i tuoi obiettivi. Bene, questa era la mia recensione riguardo al libro di Napoleon, Pensa ed arricchisci te stesso. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, per favore, lascia un pollice in su e iscriviti al canale. E spero che anche tu possa condividere con me le tue esperienze riguardo a questo libro, magari lasciandomi un commento qui sotto, e riguardo alla nostra avventura, la mia e la tua, nel mondo degli investimenti e della finanza personale. Ciao!